possiamo iniziare. Ho avviso tutti che riprendiamo questa presentazione con una telecamera e poi metteremo il tutto su YouTube, sul canale Ampini Guarda e sul canale iskra.eu, dove sarà possibile poi andarla a rivedere o vederla per la prima volta per chi non potesse essere venuto. Do il benvenuto a tutti voi, io sono Angelo Longhi della sezione Ampi Martiri di Guardesi, qui siamo nel cuore della vecchia Niguarda. Di fronte a noi c'è una casa ringhiera che era destinata agli operai della Sant'Agostino, dell'anificio Sant'Agostino che stava proprio di fronte, del calzificio, che nel momento di massimo splendore aveva 4.000 operai ed era una delle fabbriche da cui nacquero anche alcuni resistenti, alcuni partigiani. Io credo che oggi, noi presentiamo diversi libri sulla resistenza, sull'antifascismo ed è quasi scontato visto che ci chiamiamo Ampi. Oggi presentiamo un libro che credo un'associazione come la nostra abbia nel proprio DNA il fatto di presentare un libro che parla di un magistrato che ha fatto delle indagini, che è stato contrastato, che non avrebbe dovuto essere qui per i piani, per i voleri di una serie di organizzazioni, poi vedremo con cosa si è scontrato. Credo che abbia senso che presenti libri sulla ricerca della giustizia in questo paese, che sappiamo essere attraversato da organizzazioni criminali organizzate per il traffico della droga e per il traffico delle armi, che sono i due settori su cui Palermo lavorò negli anni Ottanta. E purtroppo sono organizzazioni, queste organizzazioni criminali non sono fatte solamente da cittadini semplici, anche se criminali, ma hanno anche, lo vedremo poi, l'appoggio di alcune organizzazioni molto potenti. Si parla nel libro di Palermo di Stay Behind, di Gladio, dei servizi segreti americani, dell'NSA, della DEA, dei servizi segreti italiani, oltre che di mafia, di camorra, di Settembre Nero, quindi anche il terrorismo internazionale, che erano tutte organizzazioni interessate in quel momento, siamo negli anni Ottanta, quindi al momento dello scandalo Iran-Contras, al traffico di armi in Iran, la ricerca degli introiti, dei finanziamenti per poi pagare la controrivoluzione in Nicaragua. Quindi nel nostro paese ci sono stati anche episodi di organizzazioni criminali come questa. Io avrei la prima domanda, dopo aver ringraziato la sua presenza qua, che è dovuta anche a uno spunto che ci è stato dato da alcuni nostri iscritti, all'Ampi di Niguarda, da alcuni nostri iscritti che appartengono alla sezione comunista Gramsci Berlinguer e che gestiscono, oltre che la ripresa di cui vi ringraziamo perché sono bravissimi, gestiscono il sito iskra.eu, dove potete andare a vedere quasi tutte le nostre presentazioni di libri e di altre cose. Io volevo ringraziare il dottor Palermo perché arriva da Trento, quindi si è sobbarcato un bel viaggio per poter presentare questo volume. I libri sono in vendita lì. Ce n'è ancora qualcuno che sono andati a rubare, qualcuno c'è ancora? Quanto? Sei? Ok, siamo sette, ce ne sono ancora, per fortuna, non li abbiamo ancora finiti. Volevo ringraziare per la sua presenza qui e per il viaggio che si è sobbarcato e volevo iniziare questa presentazione con una domanda dell'autore. Ovviamente si chiede sempre perché si scrive un volume. Palermo è in pensione. Dopo il magistrato ha fatto l'avvocato per lunghi anni e tre anni fa è successo qualcosa che l'ha rimesso in pista e che l'ha spinto di nuovo a ricercare nelle carte la verità dell'attentato di Pizzolungo, su cui non mi dilungo perché ne parlerà probabilmente lui, che è stato uno degli attentati più vili della storia d'Italia, perché ha portato poi alla morte di due bambini piccoli, quindi una tragedia immane. Che cosa è successo e perché c'è questo volume? La prima domanda. Facciamo un giro di un paio di domande mie, di sue risposte, e poi allarghiamo le domande alla platea.
Io innanzitutto ringrazio per l'occasione che mi è stata data di venire qui da voi, che vedo pure maturi, non siete giovani, quindi per fortuna forse può essere più facile parlare con tanto. Voi. Si può alzare un po'? Sì. In quanto molti degli episodi avete avuto occasione di vivervi, di esserci, mentre purtroppo per una grande platea di potenziali auditori esiste un buco completo di memoria, perché tutto il periodo che va dagli anni 60 agli anni 90 è qualche cosa che non si studia nei libri di storia, non si conosce, e i giovani lo ignorano completamente. Ecco, quindi diciamo che è un pubblico qualificato il vostro. E molti di voi probabilmente avrà avuto anche occasione di seguire alcune delle vicende nelle quali io in passato ho avuto una parte attiva, perché praticamente la mia esperienza più concreta, cioè quella in cui io ho svolto l'attività centrale di magistrato, è stato dal 1980 al 1985, perché è nel 1980 che io vengo nominato giudice istruttore a Trento, presso il Tribunale di Trento, avevo 33 anni. E nell'85 solo per 40 giorni ho avuto la possibilità di lavorare a Trapani come sostituto procuratore della Repubblica. Poi praticamente tutto il resto della mia vita è qualcosa che appartiene come a una vita che non avrei dovuto vivere, e quindi a un qualche cosa che è accaduto attorno a me in cui io non ero più quel giudice che aveva la possibilità di compiere determinate attività. E quindi in particolare per quei fatti che avvennero lì a Trapani, non solo determinò in me l'interruzione dell'attività giudiziaria, praticamente all'età di 37 anni io mi sono trovato a concluderla, ma soprattutto mi ha lasciato un senso di colpa che da allora ad oggi mi ha condizionato in tutta quella che per me, io la chiamo come la seconda vita, perché è stato una continua ricerca per almeno capire il motivo per il quale ho ricevuto io la grazia di sopravvivere, però con il costo di altri che sono morti al posto mio. E quindi è stato come un rincorrere, ma pensate, sono 40 anni, una comprensione di un qualche cosa che ancora non è stato spiegato integralmente, ma nemmeno molto sommariamente,
rincorrerla attraverso le varie possibilità che mi sono state date nella vita, e cioè dopo la magistratura attiva sono andato al ministero per qualche anno, poi ho lasciato la magistratura, ho fatto l'avvocato, ho fatto il deputato, ho incominciato a fare le ricerche più più difficili che si possano immaginare, perché una cosa è essere giudice, una cosa è avere a disposizione gli strumenti investigativi, gli organi di polizia, una cosa è dall'esterno, è difficilissimo attraverso le difese di parti offese, ma è difficilissimo perché non si hanno più i poteri. Eppure durante tutto questo percorso, fin dall'inizio, anche da quando, subito dopo l'attentato, il periodo successivo, io ho sempre avuto la percezione concreta, non solo immaginaria, di sentirmi ricercato per essere ammazzato dopo, per essere eliminato dopo, e questo poteva rappresentare solo un motivo, una indicazione, e cioè che io dovevo essere a conoscenza, o avevo la possibilità di essere a conoscenza di un qualche elemento che non riuscivo a capire, che non riuscivo a decifrare, ma che avrebbe consentito invece di scoprire quello che non doveva e non poteva essere scoperto. E io ho impiegato 40 anni a decifrare e a capire questa storia, che sono riuscito a intuire esattamente, ormai è il 2014, ormai non sono 3 anni, sono ormai quasi 5 anni. Ed è stato un momento particolare, perché vi è stato detto all'inizio che io svolsi un'indagine su traffici di droga e armi. Ecco, questo è vero, è semplice spiegarla in due parole senza fare nomi, i nomi non è che importano granché. La droga, i traffici di droga internazionali a quell'epoca erano della morfina e dell'eroina, cioè l'eroina era il prodotto finito, e veniva prodotto in Medio Oriente o in Estremo Oriente, comunque partiva dal Medio Oriente, seguiva la rotta balcanica, vedeva il Trentino come un punto di transito e di deposito, perché era stato scelto come isola felice, come una zona tranquilla per poter operare, quindi camion con carichi di droga venivano dalla Jugoslavia nell'ultimo tratto oppure dall'Austria, e in Trentino veniva sotterrata. Dal 76 all'80, il momento della nascita dell'inchiesta, passarono in questo modo 4.000 kg di droga pesante, 4.000 kg. E questa droga poi veniva prelevata dalla mafia, quindi c'era il collegamento diretto con la mafia siciliana, veniva trasportato ai laboratori siciliani, e così nacque per me immediatamente il rapporto con Giovanni Falcone e qualche altro magistrato che a quell'epoca seguiva quelle indagini. Stiamo parlando del 1980. Dopo un anno e mezzo, 2 anni, ecco, poi dalla Sicilia, dove la droga veniva raffinata
in eroina commerciabile, cioè che poteva essere usata al dettaglio, da lì partiva per Marsiglia, per essere poi diffusa in tutta Europa, dall'Italia alla Francia, diciamo tutta l'Europa, poi negli Stati Uniti, dove seguiva i canali di distribuzione che dagli Stati Uniti poi coprivano le Americhe. Questa situazione è durata fin verso l'84-85, quando vi si è aggiunto il canale inverso della importazione della cocaina. E quindi è entrato in questo giro anche la cocaina, e quindi in particolare da paesi come la Colombia, Messico, e quindi i traffici internazionali si sono integrati con questi altri commercianti di droga. Ecco, diciamo che questo è stato il punto di partenza. Poi la caratteristica particolare che caratterizzò la mia inchiesta fu il fatto che emerse quasi subito, cioè nell'81, metà dell'82, che accanto ai traffici di droga esisteva l'inverso traffico di armi, e cioè, ma di armi intendo alludere non a quello delle pistole, quello degli armamenti che servono per alimentare le guerre o provocarle, ecco. E fu questo il passaggio qualitativo determinante nell'inchiesta di Trento, perché mentre la droga è una sostanza che non lascia tracce, diciamo così che una volta avvenuto il transito, se si scopre si scopre, se non si scopre non si scopre più, ma comunque non è che viene lasciato scritto il nome sulla droga quando viene consegnata. No, per le armi è diverso, perché le armi vengono prodotte in industrie militari, possono essere quelle dell'Occidente, degli Stati Uniti, della Francia, dell'Italia, dell'Inghilterra, della Germania, possono essere quelle dell'Oriente, Unione Sovietica, Cina, quelle lasciano le tracce. E allora l'avere avuto occasione di scoprire che le centrali dei traffici erano le stesse, cioè i personaggi a livello elevato erano gli stessi ed operavano trasversalmente. All'epoca mia il punto di raccordo era Sofia, era un punto di raccordo tra occidentali e orientali e est. Ecco, fu questa la chiave nello sviluppo dell'istruttoria, dell'indagine, perché per le armi, dicevo, risultano le industrie, ma risultano i governi, risultano i servizi segreti, risultano i collegamenti trasversali, cioè quelli che non dovrebbero avvenire. Perché se si parla delle armi che arrivano ai paesi arabi, i paesi arabi si sa che sono normalmente ideologicamente contrapposti ai paesi occidentali, però come fanno ad essere riforniti e a loro volta come fanno a fornire o la droga o anche il petrolio determinati di questi paesi che ne hanno la possibilità per ricevere in cambio le armi? Si tratta di soggetti che dovrebbero essere contrapposti, ma invece non lo sono in realtà. Perché? Perché il collegamento avviene a livello occulto, a livello segreto, a livello di servizi segreti,
e di massoneria. Ecco, queste sono quelle, componenti che è facile definire occulte. Occulte perché sono nascoste, però in realtà sono quelle entità che sono istituzionali, che sono presenti nei vari paesi e che sono, che rappresentano le costanti, perché i governi cambiano, può essere in Italia, può essere negli Stati Uniti, può essere in Russia, cambiano di meno, però le vere costanti sono gli apparati, ecco, e gli apparati sono quelli che dirigono dal passato al presente tutto questo affarismo di carattere internazionale, che ha per oggetto che cosa? Governare il mondo, ecco, è il governo del mondo, cioè parlando proprio nei termini più concreti. Ecco perché diciamo che l'occasione per e il modo per cercare di comprendere tutto oggi nel 2019 per persone che hanno avuto l'occasione di vivere in particolare gli anni 90 è importantissimo. Perché? Perché in quegli anni sono cambiati gli equilibri mondiali con il crollo del muro di Berlino, cioè praticamente noi ci troviamo dalla fine della guerra, dal 47 in Italia, il momento in cui viene scritta la nostra Costituzione democratica, repubblicana. Noi ci troviamo da quel momento fino ad oggi sempre con la stessa Costituzione, ma lo scenario viene a cambiare quando? Quando avviene, quando si realizza il crollo del muro di Berlino. Il crollo del muro di Berlino avviene nell'88, nell'89 avvengono le dichiarazioni ufficiali dell'allora Presidente del Consiglio Andreotti, che anche perché era pressato dai nostri magistrati, ammette che vi era la struttura stay behind, l'apparato stay behind dalla conclusione della guerra, che avrebbe dovuto contrastare, questa era la finalità primaria, avrebbe dovuto contrastare l'avanzata dell'Unione Sovietica in una prospettata possibile occupazione dei territori europei fino all'Italia. Così era stata pensata nel 45-46, però non ci fu l'avanzata e allora vennero creati questi apparati che erano segreti, costituiva segreto per tutti. Questi apparati furono o non furono usati contro chi? Contro il comunismo? Questo è stato il problema. Questo è stato il problema e che è stato intuito da molti, è stato intuito da tanti, però in realtà noi per tutta questa parte della nostra democrazia, dal 47 ad oggi, noi ancora continuiamo a credere di essere stati in una reale democrazia, invece non è stato così. Invece non è stato così. E i magistrati, e io dico i poveri magistrati, che sono sempre stati tenuti all'oscuro rispetto a questi segreti, si sono trovati prima ad esaminare i morti ammazzati, i magistrati che si occupavano di terrorismo,
di Brigate Rosse, oppure quelli che erano contrapposti di destra, e si avvicinavano, no, ai servizi segreti, intuivano che c'era qualche altra cosa, ma non gli è stato dato la possibilità di farlo, di scoprire, di andare fino in fondo. E allora ci sono state i morti ammazzati nel terrorismo. E poi dopo c'è stato il cambiamento, perché è stato vinto il fenomeno del terzito, è stato in qualche modo vinto nel, diciamo, nel momento più, più forte il movimento più generale ispirato al terrorismo, e è stato invece avvertito sempre di più il conflitto con la mafia. Questa situazione poi è esplosa quando con l'abbattimento del muro di Berlino, la rivelazione dell'esistenza degli apparati Gladio, gli Stati Uniti, la disgregazione dell'Unione Sovietica, e gli Stati Uniti si sono trovati senza l'altro soggetto che serviva per bilanciare l'equilibrio che regolava i rapporti nel mondo, le spartizioni nel mondo. E quindi vi è stato quel periodo dal 90 al 2001 che è stato il periodo nel quale è stato cambiato l'avversario, e quindi quello che prima era il comunismo, tramite determinati sistemi e i soliti apparati, è stato trasformato il nemico nel integralismo islamico. E questo che noi viviamo oggi, che è il periodo successivo all'abbattimento delle due torri, è il primo periodo che è successivo a questo nuovo equilibrio, nel quale non esiste più il nemico di un tempo che è quello rappresentato dal comunismo, ma il primo nemico che legittima l'imperialismo americano è l'integralismo islamico. Questo durerà fino al momento in cui la Cina, la Corea, a parte diciamo così, certi tentativi fatti, ma non ha quella importanza così determinante che potrà avere in un futuro la Cina. Questa è la situazione nella quale si sono sviluppati tutti i fatti. Che cosa è accaduto in me? Io ho spiegato che la mia occasione fu quella di occuparmi di un traffico di stupefacenti armi che riguardava quello che vi ho detto. Perché non è che i paesi o i traffici di armamenti o le guerre sono qualche cosa che avviene con cassetti separati. Non a caso le organizzazioni criminali che io avevo trovato erano le stesse che operavano attraverso le oligarchie bancarie, i gruppi d'élite, la massoneria, i collegamenti trasversali. È che non sono cassetti che operano separatamente, avviene tutto congiuntamente. È che i magistrati si occupano di fatti specifici, e quindi uno si occupa di una cosa, uno si occupa di un'altra, uno si occupa di un'altra ancora, e va a finire che la composizione non si raggiunge mai. E quindi non è stata ricostruita, e quindi non è stato possibile fino ad oggi se non individuare certe responsabilità e ritenere, pensare e credere che ad esempio la mafia sia il potere criminale più grande
che esiste in Italia, come se fosse possibile realmente pensare che Toto Riina o quelle persone che sono state arrestate fossero loro che fossero in grado di, non lo so, manovrare, utilizzare, riuscire a semplicemente effettuare operazioni bancarie che richiedono ben altre capacità rispetto a quelle che loro hanno. E quindi ci si è fermati a quelle affermazioni che sono quelle di oggi della magistratura siciliana, che dicono così, che esiste solo un primo e un secondo livello, non esistono livelli superiori, non esistono perché non sono stati trovati, non esistono perché è stato sempre ritenuto che quello che riguarda la Sicilia riguarda in particolare la Sicilia. È già difficile ammettere che riguardi pure l'Italia, ma soprattutto non è stato scoperto il sistema che invece sovrasta la mafia, cioè quello che considera e utilizza la mafia come manovalanza, così come manovalanza ha costituito per un lungo periodo della nostra storia il terrorismo, i terroristi, perché sono anch'essi stati utilizzati in una chiave necessaria di antitesi. Antitesi per il semplice motivo che il Partito Comunista al governo non poteva arrivare, non poteva giungere, perché se fosse giunto al governo sarebbe venuta a conoscenza di quei segreti che invece non poteva conoscere, perché erano dei patti che erano sottoposti a dei segreti, non italiani, ma erano segreti della NATO, segreti della CIA, segreti del governo, del governo universale. Tant'è che dopo quelle dichiarazioni che fece il nostro Andreotti, ma non è che sono stati fatti dei progressi, nessun altro ha parlato. Quindi noi ci troviamo ancora oggi, nel 2019, quindi sono passati oltre 20 anni, 30 anni, quanti sono? 80, 90, 30 anni, senza fare un passo in avanti. Posso fare una citazione al libro da questo punto? La fermo un attimo. Allora, volevo leggervi un pezzettino del volume del libro, pagina 89, perché dà l'idea dell'indagine di cui sto parlando adesso. Ci sono alcuni nomi, alcuni protagonisti, alcune organizzazioni che ha indagato. Da questo si capisce molto bene come andare a rompere le uova nel paniere, interessi di quel tipo, è chiaro che ti possono fare un attentato in qualsiasi posto usando qualsiasi prestanome, tipo la mafia siciliana, piuttosto che comincia. Uno degli arrestati, Lauco Bartel, risultava, per sua missione, essere un agente al servizio della CIA e della NSA. Da un atto che avevo sequestrato, appariva munito del massimo nulla osta di segretezza della NATO, il Clearance Top Secret Cosmic NATO numero 543. Lui, ingegnere nucleare italiano istruito alla scuola navale italo-americana di Livorno, era, cioè, uno dei pochi esseri viventi, a differenza anche dei magistrati, ad avere accesso ai dati, alle strutture e alle operazioni della NATO, e cioè della CIA. A quell'epoca era ancora ignoto l'apparato Stay Behind Lanio, ma le carte che sequestrai quel giorno non riguardavano solo i paesi della NATO, si estendevano a varie parti del mondo, costituivano allora e costituiscono ancora oggi i fotogrammi di quel governo della guerra a opera degli Stati Uniti, con l'indicazione delle loro fabbriche di armamenti americani e occidentali, a iniziare da quelli più importanti, aerei Lockheed, nuovi usati, navi, carri armati, materiali fissili, quelli che servono per fare bombe atomiche. Sì, da quell'epoca notoriamente trattati da Kissinger e da due società private. Le responsabilità, come mi vennero spiegate, con nomi e cognomi, chiamavano in causa direttamente il presidente degli USA, in quel momento Ronald Reagan, i componenti del suo governo, il suo Dipartimento di Stato, i servizi CIA e NSA. A costoro apparivano collegati i personaggi italiani che mi trovai a inquisire, tutti di elevato livello.
quali Massimo Pugliese, Giuseppe Santovito. Santovito è un nome che quelli che hanno la nostra età se lo ricordano bene, eh? O no? Rossano Brazzi, Armando Corona, che questo è noto, gran maestro del Grande Oriente d'Italia, numerosi appartenenti ai nostri servizi segreti, come anche la vecchia e nuova massoneria, la vecchia destra italiana, da quella monarchica fascista ai nuovi servizi segreti Exid, nonché personaggi del nazismo tedesco. A parte risultava collegato a un idolo americano, Roger D'Onofrio, descritto come ufficiale pagatore della CIA. I pagamenti alla DC avvengono in capo al ministro dell'interno, all'epoca era Virgilio Rognoni, questo tra virgolette, nel governo presieduto dal democristiano Vittore Fanfani. Questo D'Onofrio, 11 anni dopo, nel 94, comparirà in importanti indagini, denominate operazione Check to Check, svolte dai magistrati di Torre Annunziata a Napoli. Dalla documentazione sequestrata si desumeva che 3 ordigni nucleari sarebbero stati acquistati da arabi in Libano, con pagamenti sulla banca tedesca, Deutsche Bank. Tra le carte sequestrate c'era un contratto per la vendita di missili Exocet all'Argentina durante la guerra per le isole Falkland Malvinas, anche ancora in corso, con nomi, date e messaggi cifrati, sabotata dalla CIA dei servizi inglesi MI5 in concomitanza con la morte di Roberto Calvi a Londra. Di quasi tutto ciò, circa 2000 pagine di documenti, conserva ancora la copia rimasta inesplorata al 99%, una specie di fotografia delle attività svolte dalla CIA nel mondo degli anni 80, un vespaio che dal moderno esame eseguito a campione risulta tuttora operante, perché mai scoperchiato, con nomi ancora ricorrenti. Cioè, capite bene che da una... Cioè, adesso... Altro che attentato, no? Cioè, queste carte ci stanno. Queste carte le potete anche trovare andando sopra il sito, perché troppo tempo ci vorrebbe per spiegarle, anche se sarebbero divertenti, perché può apparire incredibile che queste persone abbiano la possibilità di operare sul governo, sulle teste di tutte le persone, così, indisturbatamente, da allora ad oggi, guardate che sono fatti i nomi e i cognomi di persone che sono comparse nell'epoca in cui negli anni 90 è incappato Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, tutti morti questi, ecco, Ciaccio Montalto, Rocco Chinnici, diciamo che in particolare per parlare di quelli più recenti dell'epoca dello stragismo, chi è stato presente dalla parte degli americani era all'epoca George Bush Senior, che è morto pochi mesi fa, ma il figlio è ben vivente, e si chiama Brent Scowcroft, che era il capo della CIA e degli NSA. Gli NSA sono i servizi, quelli che guardano dall'alto, in cui incocciai, cioè mi scontrai io, perché il Patel, quel nome che vi è stato fatto, che io arrestai, era un mio imputato. E lui mi disse: io lavoro per gli NSA, e a quell'epoca chi lo sapeva? Ma non lo sapeva nessuno in Italia che c'erano i satelliti che guardavano, ma mica guardavano soltanto i paesaggi, hanno certo guardato pure che cosa è avvenuta a Ustica, voglio dire, no? Solo che loro l'hanno guardato dalla parte loro, non l'hanno guardato per dire a noi quello che accadeva. Ecco, voglio dire così, che questa, ecco, quel Brent Scowcroft è stato colui che dirigeva la sicurezza degli Stati Uniti negli anni tra i 60 e i 70. Per fare che cosa? Per dirigere la guerra in Vietnam. È presente nel gennaio del 91 nella nostra storia in Italia per dirigere operazioni che riguardavano un arabo che venne arrestato in Italia, che è stato tenuto segreto il suo arresto e ciò che è avvenuto in Italia nel 91 e 92 è stato tenuto segreto fino ad oggi.
e domande di accesso fatte da me, perché questo episodio è ricollegato alla strage di Capaci, da 2 anni non vedono risposta né da parte, all'epoca era il governo Renzi, né di tutti quelli che sono venuti dopo, eppure sono cambiati, ma sono cambiati i politici, non sono cambiati gli apparati, e le domande rimangono senza risposta. Ma per sapere che cosa? Delle domande semplici: perché questo arabo è stato arrestato? Perché è stato estradato dall'Italia senza che ne sia stata informata la nostra popolazione? Nessuno. Perché e quale parte ha avuto Giovanni Falcone nell'estradizione di questo soggetto che invece è avvenuto? Ecco, queste domande qui sono senza risposta. Esiste un bel segreto di Stato che copre tutto quello che riguarda i rapporti con gli arabi, perché questo venne arrestato in Italia lo stesso giorno in cui gli americani iniziarono l'invasione dell'Iraq. Ecco come sono avvenute le cose, come sono intrecciate. Cioè, non è che avvengono solo dei traffici, avvengono solo dei collegamenti trasversali, sono fatti che sono intrecciati con la vita reale. Ecco perché sono cambiati i rapporti, perché nel 91, all'inizio del 91, bisognava cambiare gli equilibri e quindi era necessario andare a rompere le scatole nel territorio degli arabi per provocare la loro massima reazione, perché per creare l'avversario li devi far sentire tutti vittime. E così è stato, e così è stato, e quell'arabo serviva per portare negli Stati Uniti, per trascinarsi negli Stati Uniti la reazione degli arabi, e infatti venne estradato tra il 91 e il 92. E come iniziò a New York il processo nei suoi confronti, che fu nell'aprile, 3 giorni dopo la nomina della giuria che lo doveva giudicare, ci fu il primo attentato alle Due Torri, che non andarono giù le Due Torri perché l'esplosivo andò in sotto, perché il primo attentato non ha tenuto conto delle strutture che proteggevano a livello orizzontale in tutti i piani le Due Torri, e quindi è stato poi ripetuto nel 2001 dalla organizzazione che era l'organizzazione compagna di questo soggetto, e cioè chi? Erano i Fratelli Musulmani, erano Hamas, quelli che poi sono diventati Al-Qaeda e quelli che poi sono diventati l'ISIS. C'è una continuità tra queste organizzazioni, c'è una estremizzazione tra queste che è divenuta sempre maggiore man mano che è stata accentuata la guerra, è stata... Ecco, allora che cosa è avvenuto per me? Ritorno alla domanda. Ormai, parlo del 2014, per la prima volta, sulla base di alcune indicazioni che leggo da una parte e dall'altra, ma di indicazioni da parte di persone di un certo livello, nel caso mio si trattò di alcune dichiarazioni che erano state fatte dal nostro ex presidente Cossiga, che parlò per primo e disse così che gli italiani avevano tradito gli ebrei facendo un patto segreto con i palestinesi.
E questo patto segreto, che si chiamava Lodo Moro, era un patto che nella sostanza prevedeva la neutralizzazione del nostro territorio per i palestinesi, cioè praticamente potevano stare nel nostro territorio a fare quello che gli pareva, però loro garantivano che in cambio che non avrebbero fatto attentati contro gli italiani. Secondo voi questo patto esiste ancora? Ecco perché è ancora segreto di Stato. Allora che cosa accade? Che mettendo... No, ma è stato divertente perché non è che l'ha detto solo Cossiga, perché Cossiga ha detto così: esiste questo patto, io sono stato ministro dell'interno, quindi lo so, adesso sono stato anche presidente della Repubblica, quando lo ha detto non era più presidente della Repubblica, però ha detto così: io so che quando c'è stato l'attentato alla sinagoga a Roma sono stati chiusi gli occhi da parte degli italiani per lasciar fare quell'attentato, quando è stato a Sigonella è stato protetto Abu Abbas da Craxi che non lo fece arrestare dagli americani perché c'era questo patto, quando c'è stato qualche due mesi dopo la strage di Natale e vennero colpiti solo israeliani e quindi era sempre un'operazione autorizzata a Fiumicino e contemporaneamente a Vienna, quando parlò lui disse: questa alleanza adesso è in piedi con gli Hezbollah iraniani. Ma mica fossero solo loro, perché poi ce ne stanno tanti altri di arabi, perché praticamente quel patto piano piano si è esteso e quello che avrebbe dovuto essere un patto per proteggere la popolazione, nel momento in cui è diventata una protezione, una tutela, una impunità, perché queste persone non, se venivano arrestate poi venivano liberate o venivano scambiate, e poi hanno cominciato a utilizzare l'Italia come un territorio franco per operare traffici. Allora, che cosa accade? Che io... A Cossiga rispondono chi? Due arabi, due palestinesi. Uno si chiama Abu Bassam e uno si chiama Abu Daoud. Voi avete una certa età, però quando si parla di arabi i nomi non li conosce nessuno. Il primo, Abu Bassam, è quello che nel 1970 fu tra i fondatori dell'organizzazione Settembre Nero, che fu quell'organizzazione che nacque perché vennero cacciati fuori dalla Giordania in modo violento e provocarono la nascita di questo movimento che venne chiamato Settembre Nero perché fu nel settembre del 1970 questa diciamo cacciata violenta da parte del e si creò, si accentuò quella questione palestinese che per la verità era stata già creata nel dopoguerra per il bilanciamento delle situazioni nel Mediterraneo, perché venne creata la questione del comunismo e la questione palestinese. Queste erano le due questioni che dovevano servire per governare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Venuta a cadere quella del comunismo, diciamo che è servita quest'altra. Ecco, è stata utilizzata quest'altra, si è accentuata
quest'anno. Allora, questo Abu Bassan nel 1970 divenne famoso perché fu il primo che fece, che organizzò il dirottamento simultaneo di 4 aerei, cioè praticamente è il modello dell'operazione che poi viene realizzata nel settembre del 2001. Nella specie, in quel caso lì, non vennero mandati contro nessun bersaglio, ma vennero fatti atterrare, riuscì con 3, anche in quel caso uno non riuscirono a dirottarlo e venne bloccata in Inghilterra l'aereo, a bordo vi era proprio la ragazza di questo Abu Bassan, che venne arrestata, detenuta, poi pure rilasciata, e gli aerei vennero portati in un paese arabo e fatti saltare davanti al mondo. Ecco, questo è questo personaggio, e lui disse, sì, è tutto vero quello che dice Cossiga. Io quando venivo in Italia ero scortato, avevo la scorta, i magistrati sono stati ammazzati, chi si è occupato di terrorismo è stato ammazzato, ma lui no. È stato protetto anche da Israele. Ecco, il secondo che ha parlato sulla esattezza di quello che ha detto Cossiga è un altro dei fondatori di Settembre Nero, si chiama Abu Daoud, e questo qui, anche questo lo conoscerete anche se non sapete il nome, perché è quello che nel 72 organizzò l'attentato che vi fu per le Olimpiadi a Monaco, in cui venne una strage perché vennero catturati tutti quanti quelli che dovevano partecipare alle Olimpiadi 12-13 e vennero ammazzati. E ci fu questa strage. Dove venne organizzata questa, ideata questa strage? Lo ha dichiarato per televisione Rai 3, sulla nostra Rai 3, Abu Daoud nel 2005, perché venne fatto il film Munich, dove si racconta di questa strage. E lui viene intervistato e dice, e lo racconta, io mi trovavo a Roma, Piazza della Rotonda, cioè Piazza del Pantheon, a prendere il caffè in quelli che sono i bar che poi sono sequestrati perché in mano ai calabresi da quell'epoca. Cioè ci sono tanti collegamenti che se uno li mettesse insieme capirebbe la storia. E dice, dato che noi non eravamo un paese, ma eravamo solo un movimento insurrezionale così, noi per far vedere che esistevamo abbiamo pensato di fare questa manifestazione alle Olimpiadi. Beh, voi pensate che pure quando lui l'abbia ammesso, con tutto che è un reato di strage, sia stato messo sotto processo? No. Ecco, questa è la realtà. Allora, quando io leggo questi due nomi, Abu Bassan, Abu Daoud, io dico, oh cavolo, ma questi sono quelli che erano nel mio processo? Eh sì. Io, nei precedenti libri miei, io li descrivevo, questi due personaggi, come due siriani, perché loro stavano a Beirut. Beirut faceva parte di quella fazione siriana, perché a quell'epoca l'OLP, l'Organizzazione di Liberazione per la Palestina, stava in Libano. Ecco. E
io intercettai in quella mia famosa inchiesta con qualcosa, con altre 2000 pagine di intercettazioni, quello che fecero queste persone all'epoca per procurare armamenti a chi? All'Iran. Di chi è il telefono? Di chi ora la spende? Allora, all'Iran, perché servivano le armi all'Iran, perché c'era la guerra con l'Iraq. E io avevo raccolto tutta la documentazione, soltanto che i nostri investigatori a me non me l'hanno detto che erano palestinesi. Perché? Perché c'era il segreto di Stato, c'era il lodo Moro. E conseguentemente io mi trovai per le mani due segreti di Stato, quello che riguardava Save Behind e le armi della NATO e quello che riguardava gli impicci degli italiani con fatti con gli arabi. E quindi ho capito come avviene questo meccanismo, perché nei nostri servizi c'è la doppia componente, c'è la componente atlantista e c'è la componente filo-araba. La componente filo-araba è quella di Moro, di Craxi e di Andreotti, tutte e tre, come vedete, che hanno avuto il potere e poi l'hanno perso. Chi ha fatto la fine in un modo, chi l'ha fatto in un altro e chi l'ha fatto in un altro ancora. Queste sono le realtà. Questo l'ho capito nel 2014 e mi credevo di avere trovato la soluzione della mia vicenda. Ho sbagliato, come al solito, profondamente, perché era solo l'inizio. Però è iniziata così. Allora, credo che abbiamo avuto, insomma, un'idea di che cosa voleva dire fare il magistrato senza guardare in faccia a nessuno in quegli anni lì, no? Negli anni Ottanta, perché ci si scontrava con una serie di cose che ti nascondevano. Lui poi, per non farsi mancare nulla, oltre a quella serie di organizzazioni che ho detto prima, scopre che c'è una società legata agli esponenti più elevati del Partito Socialista Italiano di quell'epoca e ovviamente cosa fa? La inquisisce e mette sotto accusa i principali esponenti di quel partito, fra cui Bettino Craxi. Vi leggo, pagina 102, un virgolettato tratto da un quotidiano che si chiamava Il Giornale, di una dichiarazione di Craxi, in cui Il Giornale pubblica una lettera che merita la prima pagina, in cui lamenta Craxi che io abbia, virgolette, abbia provveduto a estendere l'azione stessa anche alle violazioni commesse in danno mio dell'onorevole Pillitteri, auspicando che sul comportamento del giudice Palermo, rilevato e denunciato da molti mesi in pubbliche assemblee di avvocati con documentate accuse di abuso di potere, interesse privato in atti d'ufficio, falsità ideologica ed altre violazioni di legge, mi auguro, come ogni cittadino, questa è bellissima, che sia fatta luce e giustizia nelle sedi competenti. Questo era l'uomo più potente d'Italia di quel periodo, Bettino Craxi. Avete capito? Cioè il magistrato che non guarda in faccia a nessuno, che si trova, ci si scontra, insomma, con una serie di poteri, organizzazioni criminali, ma non organizzazioni criminali come dicevo all'inizio, fatte da semplici cittadini che la polizia è in grado benissimo di sgominarle con delle semplici indagini. Organizzazioni criminali che rappresentano degli stati, è lì un pochino più difficile sgominarli con delle indagini di polizia, perché sono loro che sgominano te. Questo signore, però, poi se c'è qualche domanda, però non è. Però non è andata esattamente proprio così, perché non è che furono le mie indagini a farmi scoprire Bettino Craxi e il sistema delle tangenti che poi venne rispolverato e scoperto meglio 10 anni dopo. È che
venni indirizzato su Bettino Craxi. È una cosa ben diversa. Un depistaggio. Fu un depistaggio, perché quando io ho parlato, vi è stato accennato prima, di quegli arresti, quello era un episodio che è avvenuto una data ben precisa, è il 30 marzo del 1983, in cui io arresto una serie di personaggi che lavorano per tutti i servizi. E in quel gruppo, diciamo, il 90% era filo atlantista, cioè collegato con gli americani. E poi c'era una minima parte che invece era collegato con gli arabi. Erano le due componenti, quella filo atlantista e quella filo araba. Questo è un qualche cosa che noi ci portiamo dal 1970, perché se voi lo capite questo concetto, vedrete che riuscite a capire meglio tutta questa storia, perché praticamente, cioè, i nostri politici, quelli della Democrazia Cristiana per intendersi, quelli che hanno governato indisturbatamente fino agli anni 90, perché erano protetti, cioè erano dei governi che per forza dovevano essere in quel modo, i governanti non è che non lo sapessero che i governi erano voluti dagli americani. Una cosa che non vi ha letto, perché sta scritta da un'altra parte, è che tra quei personaggi collegati a quel partner che lavorava per gli americani, eccetera, ce n'era uno che si chiamava Roger Donofrio, che era l'ufficiale pagatore della CIA, no, mi pare che l'hai letto, ecco, era l'ufficiale pagatore della CIA, conseguente dei governi in Europa, in particolare del governo italiano. Quindi loro lo sapevano bene di essere in rapporto stretto con gli americani. Io sequestrai però anche la documentazione che riguardava quella parte che era collegata agli arabi, alla Libia, in particolare ai libici, a Gheddafi. Voi sapete bene che Gheddafi ha avuto degli appoggi fino a poco prima che venisse fatto fuori. Ma noi abbiamo appoggiato anche Saddam Hussein, non solo i palestinesi, gli iraniani, li continuiamo ad appoggiare fino ad oggi, in Africa, la Somalia, il Mozambico, l'Etiopia, ma noi siamo stati, non ci dobbiamo dimenticare, siamo stati un paese coloniale, quindi per la posizione che ha sempre avuto l'Italia, che è nel Mediterraneo, è una posizione storica. Gli arabi, cioè, ti puoi meravigliare che gli arabi, i palestinesi facessero i patti con la mafia, con la droga e con le armi? No, non ti puoi meravigliare, perché sono nella storia. Gli arabi sono presenti nei monumenti, in tutto, nella cultura. Quindi fatto si è che dal dopoguerra noi abbiamo cercato di fare i nostri affari con loro. Ecco, allora che cosa accade? Accade che quando io entro in possesso di tutta una documentazione che è il 90% con il marchio americano, con tanto di nomi di informatori, di società, di intermediari, di persone che erano disposte a parlare, perché avevano sequestrato le carte, c'erano lì i contratti. Allora che cosa hanno fatto? Hanno fatto una cosa abbastanza semplice. Tramite delle lettere anonime mi hanno indirizzato
su delle società. Io sono andato a perquisire quelle società e lì ho trovato delle carte che chiamavano in causa Craxi. Cioè mi hanno dirottato non su una cosa sbagliata, era una cosa esatta, però era la cosa che in quel momento, tra l'altro, a loro rompeva tante le scatole, perché Bettino Craxi era proprio filo arabo e conseguentemente era uno di quei politici, come prima era stato Aldo Moro, che cercava di lasciamo perdere il sistema delle tangenti, lasciamo quelli, è vero, hanno riguardato un po' tutti, no? Però lasciamo perdere questi affari di soldi, parliamo dell'aspetto del ricavare una propria area distinta e staccata dagli americani. Ecco, chi ci ha provato, l'ho detto, è stato Aldo Moro, e fece quella brutta fine che fece esattamente con il sequestro e poi la sua uccisione. E poi è stato per l'appunto Bettino Craxi. Quindi io mi sono trovato per le mani Craxi, che è stata una patata bollente, perché proprio 2 mesi dopo che io feci quella operazione, lui divenne Presidente del Consiglio. Quindi io posso dire abbastanza prevedibilmente, era prevedibile che un Presidente del Consiglio si scagliasse contro un magistrato, specie perché io già di nemici ce n'avevo, perché pensate che in quella inchiesta da solo mi sono trovato a reggere qualche cosa come 300 imputati, ma voi non avete idea che cosa significa avere 300 imputati detenuti in tutta Italia, 600-700 avvocati contro, che devi interrogare, guardare, rispettare i termini, vedere la corrispondenza, autorizzare i colloqui. Tutti ci avevo contro la criminalità, la mafia, i servizi segreti, i palestinesi senza saperlo, gli americani. Fu veramente dura. Incappai per di più in Craxi perché cosa? Ma delle bazzecole. C'era stato l'anno precedente la guerra per le isole Falkland, in cui gli argentini avevano cercato l'indipendenza per le isole dall'Inghilterra, vennero usati in quella guerra, per chi lo ricorda, dei missili Exocet, con i quali riuscirono ad affondarsi, presero la soddisfazione di affondare una nave, un cacciatorpediniere inglese. Exocet, alleato, costruito in Francia, alleato dell'Inghilterra. Cioè, guardate un pochettino come avvengono queste operazioni. Ecco, e io entro in possesso di documentazione che riguarda la guerra non avvenuta 20 anni prima, avvenuta in quei mesi. Chiama in causa che cosa? Craxi, ma proprio è scritto, e cioè che avrebbe dovuto ricevere in cambio di aiuti per le forniture militari all'Argentina per le isole Falkland, gli appalti dei lavori della metropolitana di Buenos Aires. Ecco, questo mi mise sulla pista di che cosa? Del consorzio che raggruppava le stesse identiche società, che poi compariranno 10 anni dopo nelle inchieste Mani Pulite, perché sono sempre le stesse identiche società con gli stessi identici personaggi, da Larini, Rezzonico, tutti quei personaggi che poi sono stati pizzicati successivamente in quelle milanesi. E quindi
è stato così che gli americani da una parte hanno dato un colpo a Craxi e nello stesso tempo hanno distolto il 90% delle mie indagini, perché ovviamente il nemico più vicino interno è quello che ha avuto le reazioni maggiori, perché era il soggetto più interessato, e così è rimasto al di fuori quella parte essenziale. E tutto questo io purtroppo ci ho impiegato una vita a ricostruirlo, e adesso che l'ho capito che ci faccio? Diamo grazie. Andiamo via alle domande. Daniele, se poi, se la stella deve andare via, la puoi sostituire ai libri, mi faresti una cortesia, perché so che la stella deve andare via fra un po'. Diamo via alle domande con una raccomandazione, le brevi, e poi guardare la telecamera, le stiamo riprendendo. Chi comincia? Prego, la signora. Prima le donne, no, deve venire qui al microfono. Eh sì, perché sennò non si sente. Prego. Guardando la telecamera magari. Qual è la quella là. No, io le volevo chiedere, questo filone trovavo, a cos'era dovuto? Per approvvigionamenti energetici, era dovuto per mantenere una tranquillità all'interno del nostro paese col terrorismo, c'erano chiaramente anche problemi economici, ma esattamente in che cosa consisteva? Grazie. Facciamo più domande insieme, così. Qualcun altro? Qua. Prego, lei. Sì, più che una domanda è una considerazione. Il riassunto che faceva lei francamente è sconcertante, perché mi porta a dubitare di tutto e di tutti. Nella fattispecie io domando, ma noi vogliamo cambiare la musica o soltanto i suonatori? Perché se è vero che, come diceva lei, la magistratura non ha avuto la possibilità di, è altrettanto vero da quel che ho sentito, da quello che ho letto sui giornali e sulla TV, che i magistrati spesso si sono azzannati fra di loro. Quindi alla fine della fiera io a chi posso credere, dal momento che non ho le carte fra le mani per poter leggere di persona? Il magistrato Tizio mi dice una cosa e mi sa toccare, me ne dice un'altra. Se poi aggiungiamo che, fatto fuori Craxi, come dice lei, ci siamo ritrovati fra i piedi Berlusconi, che è pure peggio, mi domando che guadagno ci hanno fatto gli americani? Allora, un'altra. Buonasera a tutti. Ah, guardi, io sono Giorgio Poidomani, coordinatore del gruppo Movimento Agente Rosse Peppino Impastato e Susanna Crispino di Milano. Seguo da una vita, e si vede da questo simbolo abbastanza consunto, le questioni di mafia, stragi, quello che ha attraversato il nostro paese. E mentre ascoltavo il dottor Palermo mi facevo dei quesiti, la domanda principale che gli voglio fare è se poi lei alla fine è arrivato a capire chi voleva la sua morte in provincia di Trapani, quando si sa che la mafia non uccide mai a cuor leggero. La mafia, prima di provare di togliere la vita a qualcuno, soprattutto se è un magistrato, fa delle valutazioni. La valutazione fondamentale è quella se ha più danno dalla morte o dalla vita di quella persona, e uccide solo quando il danno può essere maggiore, se non lo elimina. Allora, lei era da 40 giorni in provincia di Trapani, per quando indagava sul discorso droga, la mafia di magistrati che indagano sulla droga ne ha aiosa, non certamente era quello. Quindi la ragione per la quale da Trento lei veniva trasferita a Trapani, e a distanza di pochissimo tempo da quando arriva rischia, cioè, di essere ucciso, arriva dalle sue parole, da quello che dice. E la domanda che io mi ponevo mentre le parlava è: lei ha immaginato chi può aver indirizzato la deviazione delle sue indagini su Craxi? Perché in effetti il filone arabo dei servizi, eccetera, eccetera, se uno ci pensa bene, i cambiamenti storici non è che vengono dall'oggi al domani. E allora io riflettevo e dicevo, ma gli Stati Uniti che stavano portando da almeno 10 anni avanti una campagna di distruzione sistematica del potere sovietico, per cui potevano anche prevedere un crollo, dovevano costruirsi un altro avversario, come le ha detto,
può essere che le indicazioni a lei per indagare su Craxi, che era filo arabo, come la morte di Moro per un altro aspetto, per la questione del lodo, mentre Andreotti è una figura diversa, e noi lo sappiamo dalla trattativa Stato-mafia, come era collegato. Diciamo che era forse un finto arabo e più un filo atlantico mascherato per creare dei presupposti. Io mentre l'ascoltavo dicevo, c'è Mossad nella deviazione delle sue indagini, può essere che è stato creato qualcosa in modo che su quello si costruiva poi il nuovo nemico che doveva essere il terrorismo islamico. La domanda mi viene spontanea così, e poi una curiosità, lei ha chiamato la bestia il suo libro, e io dico, noi portiamo avanti da anni questa, ecco, se c'è qualcosa nel nostro paese che manifesta l'esistenza della bestia in tutte le sue forme, l'abbiamo visto con l'ultimo processo di primo grado, con la sentenza che manda per oltre 30 anni tre alti ufficiali dei carabinieri in galera per il momento, poi ci saranno gli altri gradi di processo. Se c'è un esempio della bestia di come opera nel nostro paese immediato, è la scomparsa della Cedra Rossa di Paolo Borsellino, ma ce ne sono tanti altri atroci. Addirittura io penso sempre a quella cosa che tanti italiani neanche sanno, di quegli equilibri nell'ottobre del 44, per quegli equilibri a Palermo viene fatta la strage di innocenti perché dovevano essere comunisti. L'ultima, sì, poi lasciare rispondere. Allora, innanzitutto volevo ringraziarla di essere qui. Avevo delle perplessità, e spero che possa chiarire, circa la ricostruzione nei rapporti con il mondo arabo, perché mi sembra un po', francamente, a me fa un po' confusione mettere insieme Hamas, Fratelli Musulmani, l'ISIS e Al-Qaeda, che tra le altre come se fossero un tutt'uno, quando si è visto bene. A questo evidentemente ho capito male, perché per esempio si vede bene che anche nella storia dell'ISIS si sono scontrati, si sono divisi, si sono uniti, eccetera. E ancora peggio se si mettono insieme gli Hezbollah iraniani, che sono degli acerrimi nemici, perché tra sciiti e sunniti sappiamo benissimo che c'è una diatriba che è molto più forte di quanto non sia quella che gli arabi hanno con il mondo occidentale, visto che per esempio gli attentati che hanno subito gli sciiti a causa dei sunniti di questo intervento islamico è stato di gran lunga, il numero di morti che hanno subito è stato di gran lunga maggiore di quello che hanno fatto nel mondo occidentale. Ma a parte questo, che potrà chiarire, mi interessava molto se potesse avere qualche tipo di delucidazione un po' maggiore circa il rapporto che c'era tra la massoneria e la mafia, Cosa Nostra, soprattutto in vista del fatto che è noto, per esempio lo scrive molto bene Gratteri, che c'è una struttura superiore a quella delle cosche ndranghetiste, attualmente la ndrangheta è la mafia più potente, e che non è ben nota e che però sembra appunto infiltrata, guidata da elementi di questo tipo, che sono quelli che mantengono un po' la pace per quanto possibile all'interno di questo tipo di struttura, perché ci farebbe capire meglio la mafia, che non è un'entità unica, sono più strutture che in qualche maniera convivono attraverso un qualche tipo di semi-coordinamento, senza voler dare a questo tipo però di struttura una direzione autoritaria, gerarchica e vera e propria, perché non mi sembra averla, ma per capire meglio, grazie. Allora, l'ultimissimo, Daniele, poi chiudiamo le domande, anche perché come vedete la sala si sta svuotando. Sono le 7, fra un quarto d'ora... 20 io faccio velocissimo, perché faccio una domanda ingenua, però. Io tutte le volte che cambiavo un governo, magari andavo su un governo di centrosinistra, dicevo, adesso tolgono il segreto di Stato, sapremo finalmente... No, davvero, io... Lo tolgono, sapremo delle cose, Napolitano, ex comunista, Presidente della Repubblica, capo delle forze armate, cioè, avete già... Cioè, metteteci quello che volete. Dico, io aspettavo. Allora la mia domanda ingenua è: che cosa deve succedere in Italia, secondo lei, perché venga tolto almeno in parte il segreto di Stato, perché come si comincia a capire e a sapere qualche cosa di più? Il segreto di Stato è stato tolto, la nostra iscritta Claudio Vineri su alcune carte ha detto che i fascicoli sono vuoti.
L'hanno tolto ed è buono. Quando l'hanno svuotato. Dunque, la roba, e queste sono cose molto più diciamo che me ne so quando un pochettino di queste carte desecretate. Tra il, in particolare il 2016 e 2014 e 2016 sono in particolare le carte che riguardano i Laghi Alpi, ecco, partono dal maggio del 2014, maggio e giugno sono state desecretate prima dal capo del governo e poi dal presidente della Camera. È stata un'attività indubbiamente molto utile. Io posso solo constatare una strana coincidenza, che l'area Alpi è stata uccisa il 20 marzo del 94. Nel maggio, 20 anni dopo, dopo il termine delle prescrizioni, sono state desecretate le carte. Cioè, praticamente, lasciando perdere l'omicidio che rimane in piedi, però tutti i traffici di armi diventano imprescritti. Questa è una constatazione di carattere oggettivo, ma queste sono delle desecretazioni che fanno sorridere perché riguardano degli episodi e dei traffici specifici. Il fatto è che i segreti principali che costituiscono ancora qualche cosa a cui lo Stato non cede, non molla, è indicato in 4-5 di questi segreti. Portella delle Ginestre. Portella delle Ginestre, è la festa del 1° maggio del 1947. Ma è mai concepibile che possa esserci, quanti sono, 60 o 70? 70. 70 anni, segreto di Stato. Forse avrò la fortuna di chiedere la desegretazione di queste carte, l'occasione per conto di eredi di vittime. Ma che cosa può essere segreto ancora? Cioè, ci fu il processo, venne condannato il bandito Giuliano, ma i bossoli che vennero, i bossoli non si sa quali bossoli sono, e se i bossoli sono italiani o americani, che significa? Ecco, basta solo questo, ecco, che è la matrice, dovrebbe essere la matrice, ecco, la prova. Può darsi che è una mezza paginetta in cui sono descritti solo e semplicemente bossoli. Ecco, Stay Behind è ancora segreto, Gladio è segreto, la cellula Scorpione è segreto, l'operazione Lima si dice fatta e disposta da Craxi in Perù, ma che c'entrava con Stay Behind, con il con la lotta contro l'Unione Sovietica che doveva invadere l'Italia nell'87? Questi sono i segreti, sono 4-5 quelli che coprono, che sono stati eccepiti nelle indagini che hanno chiamato in causa il Consubin, che sarebbe, e il Kolmoskin, che sono le truppe scelte dei sommozzatori o dei paracadutisti, che sono le forze speciali italiane, che sono quelle utilizzate in Afghanistan, in Somalia,
in tutti gli interventi di guerra, o quando viene rapito o sequestrato qualcuno all'estero. E quando sono capitati questi episodi e sono state fatte delle indagini dei magistrati, e vogliamo sapere il nome di chi ha partecipato? Segreto, segreto, segreto. Questi sono i segreti. E questi valgono per tutti i governi, valgono per tutti i governi. E il Mossad. E il Mossad, basta vedere alcuni di quegli atti desecretati che riguardano Ilaria Alpi, per parlare di atti che sono stati un po' riportati di recente anche dalla stampa. Beh, non è raro vedere che tra i vari destinatari ci sta scritto Israele, Israele, Israele. Eppure, beh, guardate, quando si parla di quel famoso accordo con i palestinesi, non crediate che fosse possibile quell'accordo se prima non ci fosse stato l'accordo con gli israeliani, perché se l'Italia avrebbe potuto garantire una certa tranquillità ai palestinesi, si avesse potuto anche dire agli israeliani statevi calmi in Italia. Cioè, stiamo parlando di un qualche cosa che non è come al solito per cassetti. Un equilibrio ne comporta altri. Chi prima mi ha chiesto ma bisogna, non si può generalizzare nei confronti dire così che l'Italia ha avuto una posizione filo araba criticabile, stiamo scherzando. I palestinesi nelle loro ragioni hanno perfettamente ragione nei confronti degli israeliani, non hanno ragione nel momento in cui fanno traffici, è un discorso diverso. Di certo l'impunità ha creato modo, ha dato modo di far partorire società, di far avvenire affari che vanno al di là di quelle che sono le lecite contrattazioni. E attraverso il passare del tempo, ciò che prima avrebbe dovuto e sarebbe al limite potuto giustificare come segreto, ha creato una serie di tanti altri segreti. Perché? Perché c'entravano nelle forniture di armi le società industriali italiane, o perché venivano portati anche rifiuti tossici o le scorie delle nostre basi nucleari. Ma lo sapete che noi abbiamo avuto 4 basi nucleari, ma non sappiamo dove sono andate a finire le scorie, perché o sono andate a finire in mare o sono andate a finire in Libano o in Somalia o in Mozambico o in altri paesi, però non lecitamente. E tutto questo non è che non lo sanno, perché si sa a determinati livelli. Questi sono i segreti attorno ai quali noi ci attorcigliamo, ecco così. Il Mossad, beh, guardate, il personaggio principale, quello era veramente siriano, si chiamava Henry Hassan, era quello che aveva la gestione degli armamenti, sia quelli occidentali e sia quelli orientali. In particolare quelli di cui vi ho parlato prima, che erano per l'Iran, questo tizio che cosa ha fatto? Che era tenuto sotto controllo dagli americani, faceva parte di un gruppo che stava a Varese, territorio italiano, denominato Task Force G, che è un gruppo operativo americano in Italia, ecco, e agli iraniani quali armi poteva far venire? Le armi americane? No, gli ha fatto arrivare quelle sovietiche, quelle russe,
è un'operazione gestita dagli americani. E quindi che cosa gli fanno arrivare? Gli fanno arrivare le armi sovietiche per poter far sì che esistano delle prove che incastrino i russi, i sovietici. E quando si tratta, si è trattato di dover fare le invasioni dell'Iraq o di prendersela con Osama Bin Laden o prendersela con Gheddafi, che cosa si è fatto da parte degli americani? Si sono prima create delle trattative per far apparire che venissero consegnati materiali, parti di materiali nucleari, contrattazioni in favore di questi, poi le accuse che stavano per usarle e poi rispettivamente i vari interventi militari. Sono purtroppo metodi di guerra, sono quelli che vengono adoperati. Larsan Harry era siriano, il capo di questa organizzazione, e quindi proteggeva, vi ho detto, era un'operazione fatta con i palestinesi. Qual era il superiore di Larsan Harry? Un israeliano. Cioè, il discorso è che queste operazioni non è che possono avvenire in competizione, cioè gli sgarbi, le eccezioni possono avvenire e allora là ci scappa il morto, la testa tagliata o queste cose qui. Ma per quanto riguarda invece diciamo la sostanza, quello che continua sempre, è organizzato. E arriviamo al punto trasversale, a quello della massoneria e a Trapani. E allora vi faccio vedere un attimino due cartine, se riesce a farvele vedere. Vediamo un po' se non devo sposare. Vediamo se la riesco a vedere. Io adesso però non vedo niente. Arriva. Non la vedo nemmeno nel computer però. Chi è che manovra il computer? Qua adesso arrivo. Adesso ci spengo la luce. Vedi queste sono dei documenti che sono prodotti anche ufficialmente in un processo, quello che riguarda l'uccisione di Mauro Rustagno. Ecco, guardate quella di sopra. Se voi guardate quella di sopra e avete l'occhio buono... Aspetta, sto ingrandendo. Ingrandisci prima quella di sopra. Ecco, se guardate, è 14 luglio 1985, è il periodo appena successivo alla strage di Pizzolungo e alla scoperta del laboratorio di Alcamo. Voi vedete che c'è una ripresa a raggio che parte esattamente da Alcamo. E questo... Alcamo. Cioè, Alcamo è qua, la ripresa a raggio, cos'è questa? Ecco. Ma che cos'è? È la zona attenzionata, no? Dai satellite. No, e questo è a terra, e questa è a terra, è incentrata in Alcamo, cioè praticamente tutta la zona che va da sotto Trapani fino a Capogallo, dove vedete lì Capogallo, è sopra Palermo, Capogallo, è lì praticamente è il promontorio dove ci sta Mondello e la Daura. Quindi tutta questa zona qui è sotto controllo militare. Quindi attenzionata dai militari. E c'è la borsa. Sono gli americani, queste stay behind. E dove voi vedete quei puntini che sono segnati. Cioè, tipo questi? Queste sono boe di superficie satellitari. Che c'erano quindi ancora a quell'epoca. Quindi tutta questa zona qui
che normalmente si è abituati a dire che è sotto controllo della mafia, in primo luogo è sotto controllo visivo di Stay Behind, degli americani e degli italiani, perché le basi Alcamo e Italia non è che... ecco. E adesso guarda un attimo la seconda. Ma la fonte di questa foto? È un ex gladiatore che lavorava in Consubin. Consubin sarebbe il reparto alla Spezia dei sommozzatori. La strage dei carabinieri di Gioia Marina per un deposito di armi. Bisogna parlare un po' di più su quella, su episodio. Questa cartina qui, questa è la data, dov'è che sta? È dell'89. Ecco, lo vedete in alto, maggio dell'89. L'attentato alla Daura è a Giovanni Falcone nel giugno, che è a... vedete come arriva fino a Capogallo. E esistono dei documenti che descrivono l'operazione della Daura. E comunque voi vedete che è una zona che è tutta quanta sotto controllo da Ustica, e anche lì si la linea aerea per Tripoli che sta a indicare la zona che da San Vito Lo Capo, dall'aeroporto di Chinisia, partono per andare a Tripoli, sono i collegamenti, e che sono queste cartine di competenza militare. Quindi quando noi cerchiamo le prove con i collaboratori di giustizia è un discorso, noi parliamo con manovalanza alla quale è stato detto ammazza questo, ammazza quello, ammazza quell'altro. Ma se noi parliamo invece, ma tutti i soldi dove sono finiti? Beh, dobbiamo andare a vedere le banche. Ma se noi vogliamo vedere il territorio di questa zona qui della Sicilia è sotto controllo militare. A Trapani è avvenuto lo sbarco. Vai in un'altra cartina. Vai sugli altri documenti e prendi dispositivo grande, il documento numero 7. Questo qui, guardate che è vecchio, chi l'ha pubblicato è il capo della struttura Gladio, che è stato Inzerilli, ma l'ha pubblicato nel 95. Però se voi vedete, è la freccia giù, è Trapani, è quello il punto in cui è avvenuto lo sbarco, è la estremità in cui è la nostra difesa che sarebbe dovuta intervenire, quella più arretrata, Stay Behind, dietro. Cioè i numeri cosa sono? Il numero dei gladiatori addetti in tutta l'area 58 i candelotti che sono stati fatti trovare a Giovanni Falcone sono 58, uno per ogni non lo so. Sono queste, possono essere simbologie, però i gladiatori effettivi sono stati di più, però quando si parla di simbologie è possibile che i numeri abbiano dei riferimenti. Guarda, fai guardare quei due documenti successivi. Ecco, guardate questi due prove. Ecco, qua si legge poco, però vedete Mondello, vai più in basso per vedere. No, scusa, più in basso così. Ecco. Questo è il Ministero della Marina, 18 giugno dell'89. L'attentato alla Daura è il 21. Questa è un'operazione che quello che si riesce a leggere, Mondello.
a sinistra, dove è l'oggetto, si riesce a leggere Mondello. Presente, autorizzo a vostra esercitazione Domus Aureo, peraltro già programmata in una vostra esercitazione, da concordarsi in ambito NATO nei tempi e nei luoghi che risulteranno difformi dalle modalità, dalle modalità di partecipazione. Massima attenzione, posizionamento radiocomandi in area Villino, imbarcadero, se ricordate vennero trovati sull'imbarcadero, e la cupola torre del rotolo che è a poche centinaia di metri dalla strada in cui stava il villino di Giovanni Falcone. Concedesi autorizzazione mezzi leggeri, centro San Vitolo Capo, vai un po' più sotto, partecipano esercitazioni due navi di superficie che giungeranno da Consubin La Spezia e quel raggruppamento eccetera. Immediata distruzione, presente dispaccio. Leggi, vai all'altro. Ah, era sempre qua. Eh no, è quest'altro, quello di destra. Quello di destra, ok. Quello di destra. Recupero 24. L'attentato avviene il 21. Questo è tre giorni dopo. È sempre indirizzato all'unità Scorpione. Recupero e distruzione materiale bellico, vai più sotto, è obbligatoria distruzione totale delle residue, apparecchiature subacquee, materiale esplodente eventualmente in avanzo da esercitazione Demage Prince, svoltasi sul litorale. Di vostra competenza, il nostro inviato giungerà in area per coordinamento operazioni. Invariata operatività, se necessario da campo volo Milo, aeroporto che non dovrebbe esistere dalla fine della guerra e che viene attivato soltanto perché c'è il Prato, viene attivato soltanto quando serve. Termine messaggio, anche questo sarà un messaggio da distruggere. Messaggio dispone il recupero, la registrazione, termine messaggio. Operazione NATO, cioè praticamente, anche se non è scritto che è l'attentato, è comunque per i dispositivi cui viene fatto cenno, l'imbarcadero, il villino, e insomma, certo non è facile trovare le prove concrete, però questi documenti sono in mano della magistratura dal 2013. Io li ho pubblicati nel libro. È giusto che non se ne parli, è giusto che non si dica niente. Nel processo che riguarda Mauro Rostagno se ne parla e si dice dovrebbe riguardare l'episodio della Daura. Poi vai a parlare con i magistrati della Daura e dici no, non li conosciamo. Beh, adesso si trovano nel processo di Pizzolungo, perché io ho ritenuto che sia giusto che di questi fatti sia venuta l'ora di parlare e di mettere insieme le storie di noi magistrati che ci siamo ritrovati, chi per un motivo, chi per un altro, a esaminare gli aspetti di questa. E Trapani si trova proprio nel punto chiave, sembra una cosa incredibile, ma io a Trento avevo scoperto Trapani e sono andato poi a Trapani senza sapere che era l'origine di tutto, quindi io non potevo sapere che tutti i traffici
avevano una base innanzitutto dei servizi e massonica che si trovava a Trapani, ma c'era. E quindi quando ci sono andato c'è stata la reazione. Una domanda velocissima. Lei riesce a immaginare se, povero collegamento, lei è rimasto vivo per fortuna, un collegamento tra queste tre morti nella stessa zona, in quell'area? Ilaria Alpi, che è morta nell'insomaria, ma sapevo qualcosa che è scritta muoveva nel libro. Ah, certo. Non ho ancora letto il libro. Ma è questo il collegamento. Il collegamento è questo. Io vi ringrazio tutti, un saluto e alla prossima. Grazie a tutti voi.